Ciao, ci ritroviamo in questa fantastica vigna di Barbera, una vigna vecchia che è stata riconvertita nel tempo ad un Guyot con doppio sperone e unico capafrutto. Intanto, come sempre, forbicine e guanti, dopodiché iniziamo il nostro lavoro di scelta germogli e di prima potatura verde. Intanto, come prima posizione, cercare i due speroni, quindi che sono sempre sui fianchi. Dopodiché posso iniziare a pulirli eliminando i germogli di troppo e inutili, quindi doppi germogli. Ok, vedete che le forbicine vengono bene proprio per questo, nel caso di necessità. Quindi il mio sperone di sinistra è stato fatto, vi faccio vedere correttamente la sua posizione. Vado sul lato destro, dove ritrovo lo sperone, c'è un bel doppio che devo andare a tagliare, vedete la dimensione, questo lo posso togliere con le mani, questi sono sopra lo sperone e sono inutili. Dopodiché posso procedere con la pulizia della testa in mezzo, vedete, senza addirittura selezione, perché sono tutti tralci che non ci servono. Quindi vado a fare sicuramente una bella pulizia e arreggiatura, poi con le mani scendo fino in fondo in modo da eliminare tutti i possibili ricacci e polloni che possiamo avere dal basso. Salgo sul capafrutto, quindi alla ricerca di eventuali doppi, ok, che vado prontamente a eliminare, ok, ok, e dopodiché la mia pianta è fatta. Vedete come si sta aprendo sui due fianchi e tutti i tagli sono posizionati nella parte alta della pianta, nella parte laterale e sottostante i flussi percorrono la corteccia, quindi arrivando fino all'uscita senza interruzioni. Ci vediamo al prossimo video. Buon lavoro!